Buonasera e ben ritrovati a tutti. È passato pochissimo dall'ultima puntata. Siamo alla 55esima puntata di Tandem Sport, edizione speciale o straordinaria, Riccardo? All'aria. Bella. In aria. Quindi Gran Fondo dei Nebrodi, sì. / Piana del Dittaino. Oggi doppia, una bellissima doppia, ne portiamo due. Scusa, ero distratto perché mi hai beccato mentre che stavo facendo ancora delle condivisioni. Buonasera a tutti, ciao Francesco. Quindi speciale, sì. Doppia GF non sta per Grande Fratello, no, ma sta per Gran Fondo. Anche se a qualcuno piace, tipo a Emanuela, quel GF gli è sempre piaciuto. Quindi GF Nebrodi e GF Piana del Dittaino. Piana del Dittaino. Appena una conclusa, se ne riapre un'altra, Francesco. Appena sei ospiti. Sì. Oggi sei. E quindi i vincitori di quella gran manifestazione, perché poi volevo sottolineare... è andata alla grande, un'organizzazione stratosferica di una società sportiva, l'SD Nebrodi Marin, a cui facciamo nettamente i nostri complimenti in termini di accoglienza. Fantastici, in termini di organizzazione, tutti. In termini sicuramente di briefing per poi migliorare quella che poi sarà, migliorare quella di quest'anno. È difficile migliorare l'edizione del 2021. Però io ho sentito che comunque erano tutti già pronti per ristabilire e rimettere a fuoco tutto quello che poi è stato, quello che non ha funzionato. Però andiamo per ordine, andiamo a chiamare i nostri ospiti per poter iniziare a parlare con loro di quello che è stato un evento importantissimo. Prima di andare a chiamare, no, ovviamente andiamo ad aprire subito la chat, già in tantissimi collegati. Aspetta che vado indietro. Il primo di tutti, lo zionino Nicosia, buonasera. Vabbè, a tutti. Zionino, ovviamente, zionino e brand ambassador. Sì, poi ha commentato anche la pubblicazione che avevamo fatto per la promo di stasera, il grande, unico, inarrestabile presidente Gianluca Anastasi, presente. Buonasera a tutti, a tutti allo studio, vive il ciclismo, grande Gianluca, buonasera anche a te. Daniele Centorrino, il presidente e coordinatore regionale HSI Ciclismo Sicilia, presente. Ciao Daniele, grazie ancora per questa sera e la tua presenza. Sabina Gaggeggi, ciao simpaticoni, ciao simpaticona pure tu, complimenti per la tua prestazione che hai portato a termine per la Gran Fondo. Fausto Catanzaro, buonasera, un caro abbraccio a tutti, che tra poco ti chiameremo. Fausto, buonasera. Salutiamo anche lo zio Fortunato Mancuso che ci scrive buonasera a tutti presenti. Giuseppe Bottari, buonasera a tutti, e tantissimi altri che vi state già collegando. Continuate a seguirci, Francesco. Allora, subito prima sprint. Di aprire una live chat così pazzesca, siccome i commenti dell'ultima volta abbiamo raggiunto quota 131, sì. Di commenti live chat stasera con questo sondaggio, sì, che vi lancio, non è un sondaggio scherzo, però vi voglio stuzzicare, facciamo gli auguri a Vito Riccio, sì, che compie gli anni, non diciamo mai l'età perché no. È corretto, però ne stasera approfittiamo, lo avremo. Quindi la live chat si riempirà, sì, di auguri. Facciamo gli auguri al presidente Vito Riccio, naturalmente, e poi anche a Emanuela che l'ha fatto da qualche giorno, quindi anche lei, Manu, sono molto vicini. Che poi ha ricevuto una valanga, sì, di commenti e di auguri, sì, nei social. Leggiamo un messaggio di Daniele, giusto, perché lui stasera non sarà con noi, però già apre con un bellissimo messaggio. Ringrazio la redazione per l'occasione che ci dà di parlare di ciclismo amatoriale e gli ospiti della prima parte di trasmissione, che sapranno sicuramente trasmetterci le loro emozioni vissute nella Gran Fondo Nebrodi. Grazie Daniele. Filippo Capone, buonasera a tutti. Giuseppe Paradiso, buonasera a tutti. E ovviamente iniziano tutti gli auguri. Naturalmente questa sera, Francesco, m'era voluto, abbiamo scelto i ciclisti perché è giusto che la seconda puntata, visto già l'ampissimo spazio dedicato all'organizzazione, venissero proprio i ciclisti questa sera a stare insieme a noi. Francesco, nel frattempo che tu metterai sicuramente in sovraimpressione la grafica dei nostri ospiti, io vado a chiamare ovviamente Savina Nitti. Guardate che tristi che abbiamo stasera, proprio i principali protagonisti di quelli che sono stati, poi è stato il circuito Gran Fondo e Medio Fondo. Pronto, ecco. Savina, buonasera. Ciao, benvenuta, Savina, ai nostri microfoni. Ciao Savina. Ciao a tutti, buonasera a tutti. Buonasera Savina, buonasera. Eccomi qua. E infatti ci siete riusciti. C'è Ma una lunga storia. Oltre ad esserci riusciti, ci sei riuscita tra l'altro a vincere, quindi era doveroso e corretto averti in trasmissione.
lo so, ma poi lo meritano i ragazzi dell'associazione, ci tenevano tanto, quindi sì, ho vinto un po' il mio essere riservata e dai, mi sto buttando. Quindi la trascinatrice è Emanuela, ovviamente no. Emanuela ci colpa un po' in tutto Emanuela, questo. Una colpa ecco però giusta. È venuto fuori il nome che avrei fatto anch'io, sì. È una ragazza... che è stata affettuosa. Bene, bene, bene. Sì, 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 assolutamente. Ma questo è anche un modo piacevole per manifestare poi quello che tu hai vissuto in prima persona e trasmettere poi quelli che sono i valori di questo sport splendido che può regalare. E nel frattempo ne approfittiamo per chiamare gli altri due ospiti importanti, quindi certo, abbiamo... aperto il collegamento con la principessa di questa Gran Fondo dei Nebrodi, però andiamo poi a chiamare i due sì, principi della Medio Fondo e della Gran Fondo. Rimani in linea, Savina, che chiamiamo certo, anche chiamiamo gli altri. Stefano Bartolotta. Sì. Attendiamo anche Stefano. Salutiamo Filippo Tardo che si è appena collegato. Ed è in pausa. Sì, sì. Quindi dalla sua pausa è collegato. Ciao sì, Fi. Attendiamo Stefano. Stefano, che dovrebbe essere? Sì, eccolo Stefano, sì. Stefano, pronto? Ben ritrovato. Ciao Stefano. Ciao. Ciao baby, ciao, ciao. Andiamo a chiamare anche ciao Claudio e ci siamo poi tutti. Sì. Bella, questa call ormai Claudio. Chiamiamo Claudio e diamo il via a questo speciale del dopo Gran Fondo Nebrodi. E come funziona? 3, 2, 1, via. Andiamo da Claudio. Vito si è appena collegato. Pronto? Ciao Claudio. Claudio! Buonasera e ben ritrovato a Tandem Sport. Buonasera. Ci siete tutti e tre? Ok, tutti e tre, tutti e tre. Savina, partiamo ovviamente da te, la più timida, ma dobbiamo subito rompere il ghiaccio. Le tue sensazioni riguardo l'organizzazione e riguardo quella che poi è stata una veramente Gran Fondo importantissima. Organizzata bene, l'abbiamo detto prima, ma la vostra voce e il vostro punto di vista è importantissimo. Sì, allora io dico subito che io ho partecipato proprio per il percorso. Ho scoperto questa Gran Fondo per caso, proprio dall'app di Noi Ciclisti Strava. Ho visto un giorno, proprio pochissimi giorni prima della gara, una prova percorso, un titolo prova percorso Gran Fondo dei Nebrodi. Ho visto la mappa e siccome conosco quei posti ho detto al mio amico, il compagno di squadra, ho detto Davide dobbiamo andare perché è meraviglioso, ti devo far vedere quelle salite, quei percorsi. Non mi ha assolutamente deluso nulla, né il panorama, né quelle i Nebrodi, quelle strade, quei paesi deliziosi che si attraversano, né l'organizzazione. Voglio sottolineare assolutamente che è stata un'organizzazione impeccabile in un contesto straordinario, per cui complimenti davvero all'associazione di Emanuela e Nebrodi Marina, perché tutti sono stati calorosissimi e poi comunque hanno proprio garantito ordine. Non c'era dall'accoglienza tutto all'arrivo, non c'è mai stata confusione. Poi lungo il percorso noi avevamo le autoambulanze che dietro, poi ci sorpassavano, poi ci riprendevano, le auto dell'assistenza, i ristori, quindi tutto davvero organizzato alla perfezione. Quindi io la prima edizione 2 anni fa sentivo le voci, perché lì ho parenti che villeggiano, per cui da molto proprio a San Gregorio. Chi non vorrebbe a Capo d'Orlando naturalmente villeggiare, Savina? Sì, sì, come? Bellissimo Capo d'Orlando come villeggiatura, come luogo di villeggiatura, sì, sì. Sì, sì. Sentivo le voci, questa volta invece l'ho vissuta proprio di persona, l'anno 21. Io spero davvero che questa, io sono di Palermo, io spero davvero che questa Gran Fondo diventi sempre più, come si dice, più importante, conosciuta, sì, e che il prossimo anno abbia ancora più successo, perché davvero lo merita per tanti motivi, per chi la organizza e anche per il posto in cui si svolge, davvero.
Bellissima questa analisi. Allora rigiro subito a Stefano e poi a Claudio la stessa domanda che ho fatto ovviamente a Savina. È importante anche il vostro punto di vista, anche se ripeto l'abbiamo vissuto tutti quanti, vi abbiamo intervistato a caldo, però a mente serena sicuramente ripercorrere quelle che possono delle emozioni d'impulso fa sì che ha ancora di più impatto nelle menti poi delle persone che ci ascoltano. Quindi prima Stefano e poi Claudio. Sì, allora io come ho detto domenica, la gara è presentata bene, nei miei dettagli, sia percorso, quando poi siamo arrivati, l'assistenza, perché l'assistenza almeno per me diciamo per quello che ho visto ce n'erano moto, macchine, assistenza, c'era sì, tutto, va. Sì. E la premiazione è stata bene, una bella gara. L'ho fatta 2 anni fa, era già ben organizzata, e quest'anno pure, va. Diciamo non ci sono smentiti di niente. Di più del 2019 rispetto. Questo 2021 è stato più organizzato secondo te? Hai visto tantissime migliorie? Che differenza più hai notato rispetto al 2019, Stefano? Diciamo che come assistente del percorso, sì. Le macchine, le cose, la stessa cosa. Forse qualcosa di meglio è stata nel passaparte, perché non c'era più quella confusione di prima. Sì. Questo va. E l'arrivo che l'hanno fatto dovere e non l'hanno fatto dentro il posto, sì, perché sì. Con quelle c'erano i San Pietrini molto pericolosi, sì certo, delle migliorie ci sono state, questo sì, sì. Però diciamo che era bene. A Stefano bene, gli piaceva anche l'altra edizione. Sì, sì, probabile. Questo sì, però diciamo che è stata bella sia questa e anche quella, va. Il percorso questo qua secondo me, che hanno tolto quel pezzo che si faceva in lungomare, è stato meglio secondo me, va. Perché il ritorno, quando l'ho fatto 2 anni fa, mi ricordo che tornavo dal lungomare e c'erano più macchine, questo è stato fatto meglio così. Per te dobbiamo mettere però più salite, dai, scherzi a parte. Sì, può essere. E meno discese. No, beh, certo, tutta quella discesa nel finale, diciamo che non ci voleva, se c'era qualcosa di salita. Io te l'avevo detto, Francesco, perché lui detesta le discese. Vai Savina, replica tu. No, quella discesa è stata meravigliosa, l'ho fatta tutta io con il mio compagno di squadra, è stata splendida. Ovviamente Francesco, a me non piacciono tanto le discese. Certo. L'hai detto anche in è diretta. Stato il giusto premio dopo quella salitona. Sì. Ah, questo sì, è vero. Sì. Andiamo da Claudio, al di là delle salite e degli scherzi che ci stanno, ed è bello anche condividere questo momento quando poi le cose vanno tutte bene, il tuo punto di vista rispetto all'organizzazione, alla tipologia di gara? Sì, come dice Stefano, il percorso era abbastanza messo in sicurezza, siamo stati sempre seguiti dai motori, dalle macchine, l'assistenza era sempre al 100% e quindi ci sentivamo molto sicuri anche sul tragitto. Una cosa buona rispetto a 2 anni fa, come dice Stefano, è stato l'arrivo, che non era su quel basolato, che mi ricordo che proprio lì ho forato, e quindi 2 anni fa proprio all'arrivo ho forato, e quest'anno invece è stato molto più in sicurezza. Quindi cioè, non c'è nulla da aggiungere, sono stati veramente bravi e spero che continuino così, sempre a migliorarsi. Francesco, visto che hai fatto parlare tutte e tre, io vado in live chat e inizio a leggere tantissimi commenti che già avete scritto. Inizio da Alessandro Vella, che scrive: Stefano, ho visto i numeri delle salite, impressionanti, da buon professionista. Effettivamente proprio Stefano ha dato una grandissima dimostrazione di forma. Daniele Centorrino ci scrive: Stefano Bartolotta,
nella Gran Fondo ha dimostrato coscienza dei propri mezzi e sicurezza. Di così ha voglia e determinazione di vincere, grande fuga di entrambi. Assolutamente sì, avete dimostrato veramente due belle prestazioni. Claudio, io mi permetto di dire, quando c'è stata la divisione, Mediofondo Gran Fondo, tu volevi continuare Gran Fondo, dimmi la verità, non volevi tagliare praticamente, è vero? No, non mi sono reso conto perché ero troppo concentrato, diciamo, sulla gara, quindi ho seguito la ruota. Ah, secondo me ci stavi alla grande in Gran Fondo, magari il prossimo anno se... Non lo so. Vabbè, certo. Comunque sto scherzando. Emanuela Mazzurco, forza Savina! Ti mando un cuore, Emanuela, che è in chat, Savina, ciao, ti sta seguendo. Poi ci scrive anche a noi, ciao Francesca e Riccardo, ciao, siete in grandi... Siete grandi anche voi tutti della Nebro di Marin. Il presidente Vito Riggio che ci fa venire, perviene con un messaggio: solo grandi emozioni. La prima edizione mi sono gustato Stefano che guidava il gruppo con il nostro capitano Alessandro Romano, che lo salutiamo Alessandro, purtroppo vittima di un infortunio ha dovuto concludere la stagione. La seconda edizione per vicissitudini spiacevoli al nostro capitano, ho seguito Claudio nella Mediofondo, quindi sono fiero di averli visti tutti e due. Un bellissimo messaggio di Vito. Poi c'è Daniele che ci scrive: si migliora sempre e, come dicevo, stiamo lavorando ancora e valutando gli aspetti da migliorare e poi inizieremo per il 2022. Questo è un grandissimo punto di forza che hanno avuto i ragazzi, perché hanno fatto tantissime riunioni. Io lo so, Francesco, perché abbiamo vissuto in chat diversi momenti. Alessandro Vella, lo so, mi avete ripreso a doppia velocità, ci scrive naturalmente. Filippo Capone: la discesa è stata bellissima, ma è durata poco, ma una piccola salita nel finale non ci starebbe bene. O secondo me anche si poteva aggiungere, magari certo, probabile. È probabile, la giriamo ovviamente all'organizzazione. Paolo Campanella: ciao a tutti, complimenti a tutti i partecipanti, e voglio approfittare per ringraziare pubblicamente tutti coloro che si sono spesi per garantire la sicurezza sul percorso e tutte le amministrazioni comunali che abbiamo tante volte citato durante la diretta la domenica. Ovviamente Daniele dice: un grande abbraccio Alessandro Romano, Tinuccia Spadaro, auguri Vito Riggio e Pietro Torre, ciao a tutti, già siamo al lavoro per la terza edizione e stiamo cercando una salita a misura per Stefano. E poi un ultimo messaggio e poi cedo la linea di Giuseppe Pino La Rocca: Stefano, non si discute, mi ha impressionato la performance di Marco Oliva, grande sorpresa aggiungerei. Ecco, io lo sapevo che anche dando un paletto a questa prima parte la puntata andava lunghissima, ma è giusto, però così. Ritorniamo un secondo, Francesco. È un assist importante, ripartiamo dai primi 5, poi Bartolotta ha fatto 3-17-35, subito dopo Oliva Marco con 3-19-13, subito dopo Antonio Ruvolo, un altro grande comunque, 3-24-15, dell'Albania Alessandro 3-26-42, Iraci Vincenzo 3-26-43. Questi sono i primi 5 ovviamente della Gran Fondo, ma parliamo comunque di numeri impressionanti, comunque di un dato importante, però devo dire ad onor del vero che poi anche Stefano ha gestito la gara, poteva fare ancora meglio secondo me, ne aveva gamba. Poi mi può smentire se non è così, però poi quando ha visto che il divario era di almeno 2 minuti tra lui e gli inseguitori, secondo me non ha dato a tutta. Sì. Quindi questo 3-17 di Stefano secondo me poteva essere ancora abbassato. Sì. E in sovraimpressione stiamo vedendo proprio Marco Oliva quando è rimasto in solitaria dopo la discesa, che ha sorpreso tutti distaccando. Ha fatto un'ottima Stefano gara e Ruvolo, da parte mia, facciamo i complimenti anche a Ruvolo naturalmente, ma a tutti quanti, ci mancherebbe altro. Francesco, sì. Ritorniamo ovviamente dai protagonisti, e quando parliamo ovviamente di Savina non possiamo che leggere anche lì la classifica delle donne, dove abbiamo 4-11 Nitti Savina, migliore Maria 4-21-45 i primi tre, e poi Totaro Anna che anche lei 5 ore e 40 minuti, già diventa impegnativa. Faccio una domanda molto tecnica: quando si ha questo distacco tra i primi tre, al di là poi dell'allenamento e quant'altro, uno stacco di un'ora tra la prima e la terza, cosa significa, Savina? No, vabbè,
dico, io credo che un percorso del genere, dove c'era quella salita così lunga, anche se non c'erano pendenze proibitive, però comunque devi avere un minimo di allenamento. Dico, poi il successo sta anche, cioè io apprezzo anche chi, perché ho iniziato anch'io così un po' anche allo sbaraglio addirittura, io proprio per il gusto di pedalare, di mettermi alla prova, quindi comunque io apprezzo chi comunque si mette in gioco, anche magari sapendo di non essere pronta, ecco. E già anche tagliare quel traguardo per quella persona, per il ciclista, è già una vittoria, una grande vittoria, esserci riuscito, completare il percorso, sì, chiuso una gara, anche perché poi magari è anche un passo sempre per trovare una forma migliore, per comunque allenarci sempre in maniera migliore, per anche per appunto affrontare queste gare con una minore sofferenza, perché comunque sì, effettivamente è pesante poi pedalare così tanto, cioè certo. Metterci così tanto tempo avrà perché anch'io prima, inizialmente anche così, quindi si soffre, quindi allenarsi giusto proprio per affrontare queste gare, visto che magari cioè, si affrontano perché piace mettersi in gioco e gareggiare, però trovando così sempre più divertimento e meno sofferenza. Tutti possono arrivare a fare risultati avendo la costanza. In bicicletta, la bicicletta non regala nulla, quindi più si pedala, esatto. Più si allena bene, esatto. Più si fanno risultati, non c'è nulla di eccezionale. Poi tra l'altro dico, i campioni sono loro in realtà, perché noi donne ancora nelle gare siamo in poche, quindi anche il confronto non è come negli uomini, che hanno qual davvero è il tuo pensiero, tanti, perché si avvicinano tante... poche donne a questo sport? Non lo so, dico, sono sempre di più, perché ho iniziato a pedalare nel 2014 facendo raduni proprio per godermi la... Poi ho iniziato l'agonismo, diciamo le gare, perché poi mi piace l'adrenalina che danno le gare. E devo dire, rispetto agli anni ad anni fa, siamo sempre un pochino di più. Ovviamente è uno sport, credo che da sempre sia stato maschile, quindi spero sempre che ci sia un numero maggiore di donne. Poi tra l'altro anche qua a Palermo vedo che alle scuole di bici, di mountain bike, perché faccio anche mountain bike, vedo anche delle ragazzine, quindi questo è anche bello. Ho anche le figlie di alcune mie amiche cicliste che iniziano a pedalare, quello è bello. Devo dire, io ero restia a partecipare a questa diretta perché sono molto timida, sì. Però poi ho capito anche che e vi apprezzo, perché dico è bello anche che voi diate risalto anche alle donne che partecipano, a prescindere poi dal tempo, perché sì. Poi appunto alla fine neanche io mi sento, cioè no, mi faccio 5 passi indietro rispetto a uno Stefano e all'altro ragazzo, tutti gli altri, perché non... dico, sono loro che i campioni, però anche dare voce a noi donne che partecipiamo, comunque anche mettere in luce i nostri piccoli risultati può essere anche uno stimolo, insomma, anche per le hai giovani ragazze. Hai colto il senso proprio. Esattamente, esattamente. Certo, hai colto l'essenza di quello che deve essere il messaggio, ma l'hai sposato in pieno, ce l'hai detto tu. Quindi non dobbiamo né metterci un cappello sopra né una ciliegina, sei stata esaustiva. Passo a Stefano invece, come si fa a mantenere uno stato di forma così? Perché spesso ho sentito tanti atleti con questi start e stop, con il fatto che magari ogni tanto ci fossero meno gare. Come fai tu a mantenere questo stato di forma? A prescindere poi dal numero di gare che ci sono state quest'anno, anche se l'Axi ne ha organizzate direi abbastanza, anche se in provincia soprattutto di Messina e poche sicuramente nel circuito catanese. Ma la mia domanda è, come si fa a mantenere questo livello di forma? Diciamo che lo stato di forma si prende facendo le gare, però dagli allenamenti che faccio io, che sono corte, perché mi alleno 1 ora e 40, 1 ora e 45 per la pausa pranzo, in base al tempo che ho,
li faccio forte, perciò riesco a prendere il ritmo facendo gli allenamenti, va? Ma questa non è roba da poco, cioè con è un concetto molto... Gli amatori si organizzano come sì, possono. Sì, non è, io certo. Non sì. Mi alleno massimo un'ora e cinquanta, proprio quando ho tempo. Quindi anche meno. Poi il sabato pomeriggio che non lavoro e la domenica quando non ci sono in gara mi faccio qualche giro più lungo, ma massimo 3 ore e mezza, no? Cioè diciamo che non ci sto più di questo sulla bici, va? Devo dire che questi allenamenti sono per la tua persona cuciti a pennello. Claudio, ho sentito anche i tuoi ritagli di tempo, vista l'attività che fai, anche tu hai avuto modo di allenarti comunque pochissimo. Sì, per un mese circa non sono riuscito ad allenarmi bene, uscivo 1 o 2 volte a settimana, poi prima della gara, gli ultimi 15 giorni sono riuscito a uscire un po' di più, quasi tutti i giorni, per circa due orette scarse, quindi ho detto o la spacco. E quindi e questa volta è andata? Sì, questa volta è andata, la mia prima vittoria. Ma sì, devo ricordiamo dire che poi la sua prima vittoria, assolutamente, quindi lo so perché sì. Ne parlavamo, ne abbiamo parlato anche quando è arrivato secondo. Poi ci sono delle situazioni in cui prima o poi la ruota deve girare e siccome parliamo di bici, questa ruota questa volta ha fatto il verso giusto, quindi va bene così. Sì. E invece Savina, quanto tempo ti alleni tu e quante volte a settimana? Allora, sto cercando di essere un po' più costante, quantomeno adesso proprio in questo periodo che le giornate sono più lunghe. E quindi cerco di uscire 5-6 giorni su 7 il più possibile. Quando finisco di lavorare alle 5-5 e mezza mi metto in bici 1 ora e mezza, cerco di farlo ogni giorno, e poi il sabato e la domenica si è più liberi, per cui si fanno magari percorsi più lunghi. Però sì, sto vedendo, è un po' appunto difficile poi conciliare appunto lavoro, casa, quindi poi adesso che arriverà l'inverno diventa un po' più complicato, perché fa buio presto, insomma diventa più complicato. Però il segreto credo che sia proprio la costanza, e non sempre si può garantire, cui per adesso sto avendo una forma migliore rispetto a prima, perché sto uscendo più spesso obiettivamente. Ultima domanda, ma non meno importante, parto da Stefano. Tu sei un uomo abituato a vincere e di grande vittorie, il curriculum parla chiaro e penso che sia sotto gli occhi di tutti. Quanto è importante però finire una gara, vincere e ricevere tantissimi complimenti, tantissimi affetti, tantissimi messaggi, tantissimi complimenti? Nella testa poi della persona, quindi del ciclista, di Stefano, e poi lo passo ovviamente agli altri due ospiti, quanto è importante questo affetto che c'è intorno poi a una vittoria e a un momento bello, perché anche quello ci sta? Diciamo che vincere una gara è bello, perché è una soddisfazione uno per i sacrifici che fa, e poi è bello anche ricevere i complimenti dagli amici, cioè da tutti, però è una soddisfazione personale, va. Tu non vuoi smettere di replicarti a tutte le manifestazioni? Ci sarà un momento in cui magari lasceremo il posto a qualcuno, o ancora è troppo presto? Diciamo che fino a quando ho tempo di allenarmi voglio correre, poi quando uno non ha più tempo, deve vincere qualche... pure che corro io qualche non è che posso vincere sempre io, qualche diciamo che qualche altro deve vincere, va, bene, può vincere sempre uno, ci mancherebbe. Claudio, ricevere complimenti io ne ho visti tantissimi, ma tu ne avrai ricevuti molto di più, perché anche in forma privata, però nessuno si è privato di scriverti commenti sui social, sotto i post, sotto alle foto. Ma io presumo che comunque poi la domenica il telefono veramente poi è impazzito.
Sì, vabbè, oltre ad essere una bella soddisfazione, ti dà anche quell'input per andare avanti e migliorare sempre di più. Ti dà quella voglia di fare, magari di cercare di migliorarti sempre il più possibile. A me personalmente Quindi. Mi è rimasto impresso l'abbraccio di Vito e di tuo papà sì. A fine gara. Sono emozioni non controllate, quindi le metto. Sì, vabbè, il presidente era più felice di me. Sì, sì, però sono quelle le emozioni che vengono dal cuore, pulsano, quindi non le può controllare. Poi magari dopo uno ci pensa e dice, ma forse sono stato troppo euforico. Però è giusto avere quella spinta, vuol dire che quello che senti in quel momento è corretto, farsi trascinare da questo entusiasmo. Sì, sì, è un'emozione che non si riesce a controllare, perché non sai se ridere, piangere, gridare, è una cosa bella. No, noi ti assicuriamo che in macchina, quando l'abbiamo chiamato, perché tu hai tagliato il traguardo, noi abbiamo chiamato Vito, lui piangeva dalla gioia, sì. Ma la macchina, poi abbiamo dovuto chiudere il collegamento, perché c'è una parte di diretta in cui la gente pensava che fosse caduto qualcuno, invece non era successo no, era nulla la gioia, di tutto la questo. Gioia di Vito, naturalmente. Sì, sì, io poi ho chiuso, l'ho troncato, ho detto magari qualcuno ci sta ascoltando, sta pensando che è successo qualcosa di brutto durante la gara, perché lui piangeva dalla gioia. Ok. Magari il presidente è così, ci sta, è Vito, passionale. Vito lo conosciamo tutti, naturalmente. Sì. Sabina? Sì. Sì. I complimenti ricevuti, i messaggi ricevuti, Cosa ti hanno lasciato? Allora, sì, è bellissimo, perché proprio senti un'ondata d'affetto. Poi devo dire che in questa gran fondo la mia prima tifosa è stata Emanuela, che veramente mi ha commossa, per quanto era contenta proprio di vero. Che avessi vinto. Lei ci teneva particolarmente. Diciamo, i complimenti, sì, l'entusiasmo anche di chi magari ti aspetta al traguardo, quello mi dà più emozione. Poi magari sui social bravi, complimenti, poi un po' mi imbarazzano, li prendo anche con le pinze, perché appunto noi donne siamo pochine, ce ne dovrebbero essere di più, allora magari il risultato già ti gratifica ancora di più, quindi veramente invito a partecipare un po' tutte. Noi vi ringraziamo tutti e tre, perché certo. Passiamo subito alla quella sarà la seconda parte, gran fondo, sì, sì, certo. Del Dittaino, sì. Ringraziamo tutti e tre gli ospiti, continuate a seguirci in diretta, la diretta non termina qui, continuiamo. Sabina, ti invito a leggere la live chat, che è strapiena di complimenti per tutte e tre, ragazzi. Ma Sabina, veramente hai un seguito molto ma molto bello in chat, tanti ti salutano e tanti ti ringraziano, quindi entra in chat, grazie magari. A tutti. No, grazie a te, veramente. Grazie. Grazie Sabina, no, grazie Stefano e grazie Claudio. Ragazzi, è stato un immenso piacere. Ci vediamo domenica allo Sferro per la Gran Fondo Piana del Dittaino, ragazzi. Allora annunciamo il passaggio. Fortuna. Grazie. Sì. Annunciamo quindi il passaggio da una GF a un'altra GF. Ora cambiamo GF, ragazzi. Questa è una puntata particolare, perché abbiamo voluto dare anche una vetrina. Quelli che erano, diciamo, in sovraimpressione il presidente. Sì, dai. E ora andiamo a chiamare a Vito, anche perché sono doverosi gli auguri di buon compleanno al presidente Vito Riggio, organizzatore della Gran Fondo Piana del Dittaino. Oh, Riggio. Prima di parlare della Gran Fondo, intanto auguri, sei in diretta? Grazie, grazie. Auguri Vito, grazie, buon compleanno. Auguri, auguri di cuore. La live chat penso che l'avrai letta, sì. Tantissimi già ti hanno fatto gli auguri, sì. Però ora ci tuffiamo sì, in quello sì, che sì. È l'argomento della serata. Penso che ne avrai ricevuti durante la giornata tantissimi. Tu parli tutto il giorno e ricevi messaggi tutto il giorno, ma oggi penso che il telefono, la batteria quante volte l'abbiamo ricaricata, Vito? oggi la batteria oggi l'abbiamo ricaricata solo con tre me, volte, perché solo con me si è sentito quattro Riccardo, volte solo con Riccardo quattro mi volte. Sono sentito penso sì, sì. Un 7-8 volte vabbè. E quindi sì, e sì. Quindi diciamo che la vicinanza di Riccardo a tutte le problematiche che si sono venute a creare oggi è stata importante anche grazie, per Vito, grazie mille. Dare un senso di equilibrio alle cose. Ma i miei veri complimenti, ragazzi, lo devo dire ufficialmente e pubblicamente, vanno a Sergio Conti, che veramente sta gestendo e sta guidando una regia per tutta questa organizzazione che non ha uguali, non voglio offendere nessuno,
e non voglio togliere meriti a nessuno, più che offendere, non, forse è un termine poco appropriato, non voglio togliere meriti a nessuno, ma Sergio veramente la sta facendo da padrone nonostante la sua pochissima o quasi nulla esperienza in merito. Io cosa devo dire? Intanto mi soffermo ancora un secondo sul mio compleanno, che voglio dire, abbiamo raggiunto quota 57, ma mi sento come un trentenne. Ah, 57! Non lo volevamo dire, però. Ma sei un giovanotto ancora. Le mie gambe non mi aiutano a poter... Ma ce le hai bioniche, in realtà. Ce l'hai bioniche. No, dico, sì. 57 anni e l'altra volta quando pedalava, certo, ancora. E stamattina è uscito in bici. Non lo so, vabbè, stamattina è uscito pure in bici, quindi. Sì. Io, come serve diceva a scaricare Sabina, in questo momento. E come dicevano i ragazzi, sia Claudio che Stefano prima, la bicicletta non perdona. Se la vuoi fare, la devi fare. Non ci sono scusanti o alternative. Cioè, non ti puoi inventare di dire una volta ogni tot esco in bici. No, assolutamente no. La bici va fatta perché intanto la devi amare, e se la ami la fai con il triplice gusto di farla. Quindi poi da questo è nata questa mia grande passione di passare dall'altra parte, no, della barricata, che è quella di iniziare a cimentarmi in una forma di presidente di una società e chissà mai, magari in un domani, prendere una posizione più seria nella gestione di un qualche cosa che possa dare un futuro a questo ciclismo. E quindi penso io che siamo sulla buona strada. Sì. Allora... diciamo che il nostro battesimo sulla parte organizzativa è proprio questa Gran Fondo Val del Zittaino, che è spinto dalla famiglia Catanzaro, che voglio salutare. Allora, aspetta, fermati, Vito, chiamiamo gli altri. Così siamo tutti, aspetta, insieme. Se andiamo a chiamare Paolo, okay, e Fausto, che stanno aspettando. Va benissimo, grazie. Sì, noi siamo sempre in tre, ormai questa è la particolarità. Chi stai chiamando, Francesco? Paolo. Andiamo da Paolo. Oggi in veste di consigliere nazionale, ricordiamolo che Paolo è anche membro del Italia. Consiglio nazionale del Axi Tutti gli Sport. Buonasera, Gioventù. Paolo. Oh, finalmente Paolo. Abbiamo interrotto un secondo, finalmente, Vito. Finalmente. Abbiamo stasera il consigliere nazionale Axi Tutti gli Sport Italia. Ci senti, Paolo? Sì, 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 c'è, sì, c'è, sento, c'è. La sento. Okay. Perfetto. E allora, intanto faccio gli auguri a Vito, che fa il compleanno lo stesso giorno che lo fa mia figlia. Sì, stamattina. Ho visto. E quindi sì, auguri, sì, anche a tua doppi auguri. Auguri, grazie. Paolo, dai un bacio a tua figlia da parte mia. Grazie Vito, dai avanti, e ora qui siamo tutti adrenalinici. Io dopo due giorni sto incominciando a recuperare un po' di energie fisiche e mentali. È vero. E allora andiamo anche da Fausto, così ci siamo tutti. Sì, andiamo a chiamare Fausto anche, così ci mettiamo tutti e tre. Fausto, buonasera e ben ritrovato, coordinatore circuito Coppa Sicilia, ci siamo. Benvenuto Fausto. Grazie ragazzi, buonasera a tutti. Buonasera a te. Ciao Fausto, a tutti i presenti. Ciao. È un augurio grande a Vito per il oggi compleanno. Grande festa, veramente. Grazie. Sì. Devo dire che oltre alla grande festa, questa famiglia continua sempre di più ad allargarsi. Mi sembra un circuito che si sta sempre di più ampliando, sia in termini di comunicazione ma anche, sì, di aggregazione, di senso di appartenenza, e c'è un'interazione veramente pazzesca. Facciamo fatica a leggere commenti alla live chat, sì, molti, ma questo tantissimi. È il bello di un movimento che continua a essere un tutt'uno. C'è qualcuno che ha un ritorno in audio? C'è un po' di baccano, chiediamo se qualcuno è in una stanza un po' chiassosa di spostarsi, perché entra tutto in cuffia, gentilmente. Sì, sì. Allora, Francesco, io andrei a parlare ora di quello che è tecnicamente la gara che ci vede domenica proprio allo Sfero. Quindi chiediamo a Vito anche di raccontarci un po' quelli che sono i dettagli tecnici, e chi sta seguendo la puntata, approfittate come la volta scorsa di girare qualche domanda o qualche dubbio o qualche info, chiedete qualche info mentre che c'è Vito con noi che vi può anche rispondere. E c'è anche Fausto e Paolo, certo, quindi abbiamo, certo, approfittiamo. Certo. Francesco, io andrei da Vito. Arrivato. Andiamo da Vito, andiamo, sì, da, sì, Vito. Certo. Sì. A che punto siamo, Vito, per la gara di domenica?
Dillo no, tu, Vito. Vito. Sì, ci sono, sì. A che okay, punto siamo infatti, sulla sì. gara di domenica? Allora, sulla gara di domenica voglio tranquillizzare un po' tutti, a parte l'ultimo piccolo episodio che è successo questa mattina, ma che comunque poi alla fine sembrerebbe dagli ultimi diciamo aggiornamenti che ho avuto con Sergio e su tutto quello che gli abbiamo presentato alla questura, diciamo che ci siamo, perché mancava un piccolo cavillo in un chiarimento, più che un cavillo, un chiarimento alla dottoressa, che un attimino vi dico il nome, perché se vi farei vedere la scaletta che mi ha fatto Sergio, è ragazzi, giusto, è giusto, è roba veramente da spettacolare. Spettacolare, quindi sono riuscito a parlare con la dottoressa, che si occupa di questa cosa, e alla fine, chiarendo un po' il tutto e presentandogli una giusta documentazione che mancava, siamo riusciti ad ottenere quello che serviva. Ovviamente non abbiamo l'ufficializzazione della cosa, ecco, la dottoressa Desino questa mattina mi ha telefonato dicendomi: Riggio, c'è questa piccola incongruenza nei vari punti e nelle varie cose della prefettura, parlo ovviamente, e dobbiamo chiarirla e sistemarla. Quindi gli abbiamo relazionato tutto quello che serviva a relazionare, in virtù di tutto quello che, voglio dire, va fatto, quindi presentare ciò che noi stiamo apportando a migliorare il percorso per far sì che, diciamo, ci sia la massima sicurezza per gli atleti, che ci siano i giusti punti di riferimento e la garanzia allo svolgimento con tutte le normative che vanno rispettate. Quindi lei questo l'ha apprezzato, questo documento che gli abbiamo mandato via PEC, e quindi adesso aspettiamo solo l'ufficializzazione, che tutto quindi sia in ordine per essere, diciamo, a posto. Manca l'ultimo passo, l'ultimo tassello ed è tutto pronto. Sì, l'ultimo tassello, sì. ma ripeto, è un tassello che a mio avviso è proprio una formalità, okay. Riccardo, sì. E Francesco. Ricordiamo un attimino i dati del circuito, sì. Che tipologia di medio fondo e che tipologia di gran fondo, quanti chilometri, quanti giri. Noi li stiamo vedendo. Allora, il giro è 31 chilometri e 200 metri a giro. Diciamo che il giro è prettamente pianeggiante, con dei sali e scendi, e quindi sembrerebbe un giro semplice, ma per chi ha fatto il giro dello sferro più volte in allenamento sa che non è così, perché la salitella che abbiamo da affrontare, ma soprattutto la pianura che sistematicamente a quell'ora poi becca il vento contrario, diventa una vera prova dura per gli atleti. Quindi è vero, è un circuito che si farà ad un'andatura, io credo che saremo intorno dai 38 ai 40 orari, perché vedendo questa razza di atleti che abbiamo nel nostro Circus faranno questi numeri, e quindi sarà una bella gara che sì. Grazie anche a voi, soprattutto a tutto quello che mettete Tandem in campo, sarà presente, lo diciamo naturalmente, sì, certo saremo presenti, ecco, quindi ci sarà da divertirsi, sì. Il circuito si fa ovviamente in senso antiorario, abbiamo predisposto, diciamo, due ristori, quindi di cui uno nella salita e un altro in pianura per chi, voglio dire, ha bisogno di una bottiglia d'acqua. Quindi abbiamo cercato di, copiando con grande apprezzamento e con grande congratulazione a tutto quello che fanno i ragazzi sul Messinese, quindi capitanati da un Centorino e un Paolo Campanella, che sono maestri nell'organizzare le cose, noi non abbiamo fatto altro che, io gli ho detto a Sergio e chi ci sta vicini, ragazzi, abbiamo solo da imparare, prendiamo spunto da come loro si organizzano e da come organizzano, e faremo bella figura anche noi, ma non tanto quanto per fare bella figura nei confronti di chi, ma tanto quanto per dare, come ripeto sempre la stessa cosa, sicurezza e, voglio dire, e tranquillità a chi partecipa e a chi viene a vederci. Ottimo. Quindi daremo una bella immagine del piazzale, dove lo allestiremo alla grande. Parleremo del dopo gara, vorrei parlare anche con Paolo, anche una sua opinione, e poi ti chiederemo anche nel dopo gara cosa state preparando
per diciamo la conclusione. Lo lasciamo allora. Giriamo domanda da Paolo, anche un suo punto di vista credo che sia abbastanza importante. Paolo, assist importante di Vito, il tuo pensiero che si può agganciare a quello che poi ha esternato ovviamente il presidente della ProBike. Sì, beh, ho sentito, stavo ascoltando con attenzione Vito e capisco per ora il carico di lavoro che ha sia Sergio Conti e Vito, perché organizzare una manifestazione, soprattutto quando questa ha più difficoltà, più criticità che riguardano appunto la Gran Fondo, la Medio Fondo, per a che fare con più comuni, di conseguenza ordinanza regionale dell'assessorato, porta un po' di tensione. Però quando c'è tanta voglia di fare, così come lo fa palesemente vedere Vito, dimostra tanta voglia di fare e con molta umiltà, e ringrazio Vito quando dice abbiamo copiato, questo significa avere veramente voglia. Io intanto ringrazio lui e i suoi amici per dire che ci prendono come esempio. Sappiamo bene che abbiamo sempre da crescere e da imparare anche noi, però questo dimostra che c'è tanta voglia di crescere, e noi saremo sicuramente accanto a Vito, perché Vito ha una gran voglia di far bene e noi vogliamo che si faccia bene e noi vogliamo che si facciano tante belle manifestazioni anche nel Catanese, perché in questo modo il circuito aumenta sia il numero di partecipanti e anche territorialmente, in modo che tutti abbiamo modo di conoscere il territorio siciliano, perché il ciclismo, oltre a essere sport, deve essere anche un modo per conoscere il territorio, per cui più ci spostiamo all'interno della nostra regione più bello sarà per tutti quanti. Assist che passa a Fausto. Dove sì. Dico Fausto, ricordiamo che è gara di Coppa Sicilia. Siamo alla sesta. Circuito veramente importante. Però voglio chiederti, quando è secondo te importante avere questo tipo di spirito di iniziativa, voglia di fare? Può innalzare anche il livello della Coppa, perché se ci fossero comunque delle persone... così appassionate e competenti, possono soltanto che fare bene anche al circuito stesso. Certamente, come ha detto Paolo, ci vogliono persone con la voglia, con l'euforia, con l'entusiasmo che ha Vito in questo momento e le settimane precedenti. Mi rifaccio alla Gran Fondo Depoti e faccio personalmente i complimenti a Paolo e tutto il team della Nebrodi per quello che hanno fatto, per quello che faranno in futuro. Come hai detto bene tu, ci vogliono manifestazioni del genere per ingrandire il circuito, per ingrandire il movimento, per fare conoscere la nostra Sicilia, come ha detto Paolo in precedenza. Perciò confidiamo in tutto ciò, in questi anni dico che verranno, di innalzare il livello e di fare tante manifestazioni del genere che portano un sano sport, avvicina le famiglie, una giornata bellissima come è stata domenica a Capodorlando, perché la giornata non prometteva tanto ma è stata baciata dal sole e speriamo che domenica vada tutto bene anche alla Gran Fondo del Dittaino, che siamo ormai imminentemente. Io quello che poi ho sempre sostenuto e pensato, al di là poi dello sport, cercare di avere le ambizioni giuste e di avere una competizione sana può solo che fare bene. Certo, l'invidia e le cose negative non portano da nessuna parte, ma nel momento in cui l'approccio è quello di migliorare una gara dopo l'altra o una gara l'anno successivo, può soltanto per chi va a vedere comunque la gara da un punto di vista dello sminuire, ma dell'apprezzare, apprezzi e tra virgolette copi quelle che sono le parti migliori di ogni realtà e magari fai tesoro per portarti poi a bordo, come ha detto Vito, le esperienze. Ma questo avviene anche alle grandi realtà, alle grandi aziende. Andare dall'altra parte del mondo serve a vedere cosa sta succedendo e lo porti poi dentro. Qui basta poco, fare dei chilometri e magari andare nel messinese per portarti a casa qualche risultato, ed è giusto che sia così, ed è importante tra l'altro poi collaborare ed essere sinergici,
perché uno può dare la propria non solo idea, ma può dare il supporto con quello che potrebbe essere un gazebo gonfiabile, un'attrezzatura, perché si ha veramente bisogno di risorse, di attrezzatura, di impronta, di approccio. E questo penso che lo stai facendo, l'hai detto a pieno titolo poco fa. Se vuoi aggiungere qualcos'altro, se no poi ti riformulo un'altra domanda. A Vito mi rivolgo. Francesco, io voglio dire una... Prego Vito. Sì, 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 prego, prego. I microfoni sono io mi voglio riallacciare a Fausto, che niente da togliere a Daniele e a Paolo, ma io con Fausto ho un feeling straordinario, ma poi con suo papà correvamo insieme quando io gareggiavo, quindi vedere questa continuità, no? Il padre atleta e il figlio che ama questo sport, io non l'ho mai visto da atleta a Fausto, ma lo vedo così pienamente intrinsecato nel sistema, nella cosa, e poi è cinico, perché in questa organizzazione della Gran Fondo che stiamo facendo noi, nella Padel di Taino, veramente mi ha dato una grande mano d'aiuto, mi chiama due volte al giorno e vuol sapere ogni minimo dettaglio, ogni minima cosa, e questa è una cosa bellissima che io ringrazio Fausto, perché anche lui mi ha aiutato a crescere. Ma vi devo svelare un segreto, perché ci tengo a svelarvelo. Bello. Nella prima edizione che la Pro Bike partecipò alla Coppa Sicilia, io ho avuto una forma di, voglio dire, di risentimento nei confronti della premiazione. Fausto qui mi può correggere se sbaglio, ma non è così. Quando la Pro Bike fece uno strike straordinario in quella stagione, alla fine, no? La Coppa Sicilia, per statuto e per sistema, diciamo, faceva la premiazione alle società più numerose, no? Poi questa cosa io la misi, diciamo, in evidenza con Paolo Campanella, e Paolo ne può essere testimone, e oggi vedere in una premiazione, quindi quando io sono andato a comprare la premiazione per domenica, ho detto sì, no, mi serve una premiazione perché dobbiamo premiare le società più partecipative e le società anche, diciamo, più performanti. Questa è stata una cosa che mi ha fatto capire che da tutti i versanti che coinvolgono e che convergono verso una crescita in questo movimento ciclistico, tra Messina, Catania e speriamo un domani Siracusa, Ragusa, fin da allargare questa forbice. Questo mi ha fatto capire che è un niente, ragazzi, è un niente, però basta poco a volte per far accendere quella candelina dove dice qua c'è margine di crescita, qua ci sono persone che credono, persone che ti mettono in discussione, che si mettono in discussione e che apprezzano tutti i consigli. Questa cosa a me mi ha fatto scattare una molla, che è quella ormai, diciamo, parola che si sente dire da qualche giorno, che voglio mettermi in gioco su Catania. Quindi io ringrazio Fausto per tutto quello che fa nei confronti della Coppa Sicilia e per metterci a noi in condizioni di partecipare. Ringrazio Daniele, che voglio dire è un mentore della situazione, una persona solare, splendida. Peccato per quella foto che non mi ha voluto fare. Quale foto? lo sappiamo io e lui. Non lo so, io me la sono persa. E poi Paolo è la nove cani, io lo chiamo, non la tre cani, del sapere su tutto e per tutto, è questo modo di parlare che ti mette proprio a tuo agio. Io, ragazzi, mi sento troppo addentrato in questa famiglia e voglio dare il mio contributo. Che a bello, 360 che bello, che bello. Presumo che ora dobbiamo andare da Paolo. Certo, vorrei. Prego Paolo, prego. Subito Vito, perché è anche quello che ha detto Fausto. In questo periodo mi sono accorto che per fare bene bisogna fare squadra, e da un po' che me ne accorgo. L'abbiamo fatto qui, adesso questa squadra si sta ampliando sia a Messina per quanto riguarda l'attività che facciamo, ma si sta ampliando anche con l'attività che vuol fare Vito e anche con Fausto sul circuito di Coppa Sicilia. Questo perché facendo squadra alla fine
Serve un arco gonfiabile, serve delle transenne, serve i striscioni, i ragazzi li porto io, serve la cassa, serve quest'altro, serve i giubbini, perché questo lo porto io. Perché alla fine il materiale che serve per fare una manifestazione è tantissimo, per cui fino a quando possiamo interferire fra di noi già è un primo passo, poi il resto si fa analizzando tutto quello che serve per una manifestazione. Ma un'altra cosa che voglio dire, per esempio noi abbiamo fatto ora la Gran Fondo e appena finita la Gran Fondo ci siamo un attimino guardati in faccia, anzi ancora non ci siamo guardati in faccia direttamente perché non ci vogliamo vedere ancora in faccia, siamo stanchi. Mi fate schifo però, no? Quando uno dice ci siamo visti così tante volte che ne facciamo schifo. Ci siamo sentiti telefonicamente, abbiamo fatto una piccola chat tra di noi, mi sento di dire questa cosa, non penso che dico niente e gli altri anzi gradiranno, dove ci siamo detto che ragazzi, ora ognuno di noi metta dentro questa chat quello che pensa che si può migliorare. Come noi lo stiamo facendo all'interno della Gran Fondo, è quello che io vorrei fare e che faremo sicuramente dopo che facciamo quest'altra manifestazione con Vito, di incominciare a programmare e fare un piccolo incontro tra di noi e dire ok, questo è andato bene, qui bisogna migliorare in questo punto, qui bisogna migliorare in quest'altro punto, eccetera. Dopodiché, tutti insieme, vediamo dove ci sono queste difficoltà, queste cose che non vanno molto bene e noi aggiusteremo il tiro in questa direzione. Per cui, se già stiamo cercando, senza nulla togliere a nessuno, andando in una direzione buona, non possiamo fare altro che migliorare, andando a sederci in un tavolo e analizzando le criticità per migliorarle. Il fatto della premiazione, come hai visto Vito, l'abbiamo recepito e noi la Nebro che abbiamo fatto sia a punteggio e sia a partecipazione, dando soddisfazione a quelle società numerose che vengono a gareggiare, che magari arrivano tra gli ultimi, ma portano 20-30 persone alla manifestazione, ed è giusto dare soddisfazione a queste società, ma è anche giusto dare soddisfazione a quelle società che hanno 5-6 corridori ma che sono molto competitive e arrivano a 6 primi. Per cui questo è un modo di pesare diversamente l'apporto che fanno le società nelle manifestazioni. Per cui ben venga questo modo di diversificare la premiazione e daremo soddisfazione in questo modo sia alle società che vengono a gareggiare e sia alle società organizzatrici. Per cui forza ragazzi, andiamo avanti che siamo sulla strada giusta. Live chat. No, una cosa mi ha incuriosito. Daniele, ma che vuol dire Francesco 4-0? E poi c'è Nino Nicosia che se la ride. Ma ci sono partite stasera? Perché tu dicevi no? Non sono concentrato magari sulle partite. vediamo Daniele cosa ci dice. Non ero. Non lo so che cos'è questo 4-0. Sono concentrato sul ciclismo. Ascoltando. Però la volta scorsa si entrava col ciclismo, adesso è un po' il calcio. Non so se il calcio oggi. Non lo so, magari ci sarà qualche partita. Non penso che c'è partita. Aspetta, la nazionale. Ok. Sì, ma non ero completamente focalizzato. Totale. Hai ragione. Allora Daniele, dici il risultato e marcatori. A questo punto. Daniele, Paolo, Daniele ci distrae col calcio. Poi scusami Francesco, un altro gran personaggio che voglio salutare. Non solo Giovanni Arnò, abbiamo anche Nino Sapienza. Li vedo guarda, ecco Gianluca ci scrive Gianluca Italia Lituania 5-0 addirittura, si è svegliata la nazionale. Gianluca chi ha segnato? Ora poi c'è oggi ciclismo. L'ho capito. Non possiamo parlare 4-0 5-0 Fabio, mettetevi d'accordo. Voglio salutare anche Nino Sapienza, veramente grazie anche per il suo apporto di domenica, molto ma molto importante. Francesco, a te. Poi non so se questo filo conduttore, cioè questo modo di raccontare costantemente quello che succede e accade, per noi è proprio monitorare un effetto di temperatura che cresce sempre di più. Almeno questo è quello che ci arriva a noi, la percezione poi non si sbaglia perché non è per sentito dire, ma è un dato di fatto, è quello che noi viviamo attraverso questa informazione costante. Cerchiamo anche noi di catturare tutte le informazioni e cercare di essere d'aiuto e di supporto. Ma durante la gara, tra parentesi, apro e chiudo per domenica, c'era veramente questa voglia di avere tutta,
tutti contezza di quello che stava accadendo, sì, in termini, sì, di sicurezza, sì, sì, in, sì, termini di posizionamento, sì. Quindi a un certo punto noi ci siamo guardati poco con Riccardo, e quando siamo tornati c'era anche Filippo in macchina, sì. Anche noi abbiamo fatto, noi continuiamo a fare briefing andata, sì, e ritorno, sì, ve lo assicuriamo, cioè, no, non parliamo, certo, non parliamo, certo, di nient'altro, cioè, certo, non ci addormentiamo e stiamo lì a parlare. Poi diciamo, ah, ma forse questo aveva un senso, qui siamo stati di supporto, questo lo dobbiamo migliorare, sì, certo. Però ci siamo resi conto che eravamo utili alla causa, cioè non era solo un'informazione fine a se stessa, ma siamo stati utili a tantissime persone che poi continuavano anche a microfoni spenti a dirci, ah, grazie, ho seguito la diretta, ho capito poi che c'era, poi chi seguiva questo, la telecronaca, sì, sì, perché, sì, eravamo in filo diffusione, è stato bellissimo tutto. Però anche noi, sì, diciamo sempre, dobbiamo migliorare. Certo, bisogna migliorare, assolutamente. E continuiamo comunque a lavorarci anche durante la settimana per cercare di innalzare questo benedetto, sì, tiro, che pare che sia nella direzione giusta. Abbiamo fatto una strada lunga, sì, un centimetro, però la strada è un milione di chilometri. Gli facciamo raccontare a Vito, a parte questa bella iniziativa di bloccare il prezzo che io ho molto apprezzato, sì, fino all'ultimo, ma che stai preparando? Ho visto che stamattina la ProBac ha pubblicato anche due partner che ti invito a citare e a raccontarci cosa c'è in serbo per il dopo gara. Partiamo dal prodotto di nicchia. Vai, Vito. Pane del D-Time. Vai, Vito. Allora io vi dico un attimino come si svolgerà, diciamo, tutto ciò che spetta all'atleta, soprattutto, che è la cosa più importante. Quindi la busta tecnica che noi abbiamo creato, che comprende il chip più il dorsale e la tabellina anteriore per la bici. Poi abbiamo pensato di inserire dentro un gel, una barretta e dei sali, che, voglio dire, dobbiamo ringraziare il, certo, nostro sponsor, che è Body Sport di Luciano a Belpasso, che veramente si è messo a disposizione alla grande. Poi abbiamo pensato di dare sempre al nostro atleta che viene a gareggiare un buono colazione con caffè più cornetto. E come pasto, visto che noi viviamo nel granaio della Sicilia, cosa fare piuttosto che il riso che hanno offerto alla Nebrodi o qualcos'altro che hanno offerto il couscous lì dal nostro grande Fausto, sì, per dire, noi diamo il pane cunzato, il famoso pane cunzato, che è una nostra tradizione ormai da sempre, con associato un buon bicchiere di vino. Quindi il pane cunzato è un pane che viene prodotto dall'azienda Panditai, no? Sì, sì. Panditaino, che, sì, siamo andati a trovare, ospitati e ricevuti con non so che, veramente un'azienda straordinaria. Io l'impressione che ho avuto è stata proprio tipo le aziende del nord che ho avuto il piacere di conoscere. E poi questo vino nostro, che è un Giovinotto Wines. Ci sono questi tre amici che si sono messi in gioco qualche anno fa creando un prodotto che piace molto, sì, è un vino giovane, un'azienda giovane, sono tre ragazzi capitanati da Antonino Vitale, che è un carissimo amico, e che stanno mettendo loro, diciamo, a nostra disposizione il quantitativo giusto, ma non per farvi ubriacare, ovviamente, attenzione. No, ma c'è, guarda Vito, guarda, vi faremo assaggiare questo nostro prodotto, diciamo, di nicchia, sì, di Ramacca. Guarda già il panditaino, Vito, Maria Daniela Calabrese dice: questo è un buon motivo per esserci, è vivo pane cunzato. Quindi anche, certo, no, ma poi queste cose fanno molto piacere. Grazie Maria Daniela, che sei intervenuto anche in chat. Continua Vito, prego, non, sì, ti interrompo. Poi, giusto per arricchire ancora un po' di più quello che diamo, abbiamo pensato di fare i traguardi, diciamo, in le GPM, due GPM, dove andremo a dare un valore economico, più una maglia unisex per Gran Fondo e Medio Fondo Dama, e quindi anche qui è scesa in campo Dama, che ringrazio moltissimo Daniele, che ovviamente il nostro gancio è stato Privitera Bike, in provincia di Catania, certo, certo, certo. Sì, ha messo a disposizione Giosuè, che è il mio, diciamo, siamo sempre al telefono, ci sentiamo giornalmente. Giosuè Privitera ha messo a disposizione due completini da omaggiare, poi stabiliremo come nell'arco della giornata, ma che comunque è tutta roba che andrà ad arricchire tutto quello che c'è da arricchire per rendere una giornata, a parte di sport, ma anche di, voglio dire, di convivialità, no? Quindi di momento simpatico e bello da condividere.
ecco. Un attimo, perché aspetta Vito, perché c'è Maria Migliore, dice buono il pane cunzato, purtroppo mio marito non me lo farà mangiare. Sabina che se la ride, che la saluto anche. E poi un grande saluto a Filippo Mazzullo, che è stato facciamo domenica per i complimenti presente. Filippo, hai fatto delle foto, già sono uscite, spaziali, è uscito il la prima Filippo. Parte. Bravo Filippo, com'è? Ma com'è che non ci siamo nemmeno visti, Filippo? Ma com'è possibile? No, io non nemmeno, l'ho incontrato, eravamo chiusi in quella torretta, torre, sì, ma sì. Non l'ho visto, no, lo... nemmeno io. Mi dispiace perché ti volevo salutare, ma complimenti Filippo, grandissimo professionista, complimenti. Ci sono delle foto veramente importanti. Sì, sì, ancora ne devono uscire, ancora siamo alla partenza fermi. Però già qualcuno sì, si vede bellissimo. Che c'è la mano di un professionista. Sì, andiamo avanti, sì. Completiamo Vito? Mi sembra allora, di aver raccontato tutto. Vito, abbiamo perso? Vito? No, ci sono qua, Vai, sì. Vuoi completare allora, o hai detto tutto? Che ecco, quello, prego. Che è stato messo in evidenza fino al punto, diciamo... L'ho perso. Vito, ci senti? Paolo, agganciamoci nel frattempo che Vito ritorna in collegamento. Sì. Come ti sembra intanto dal tuo punto di vista quello che sta mettendo allora, in campo? No, Vito ci sta muovendo abbastanza bene. Io spesso mi sono sentito... No, io ci sono, ragazzi. Ah, ma che sei? Io ci sono. E dove sei? Stavo dicendo... Sì. Prego. Stavo dicendo... Prego. Vito, se hai l'auricolare attaccato, staccalo, perché probabilmente che sì, c'è io la... io vi sento. Ma noi non sentiamo noi... Vai, adesso ci sei, prego. No, ma io ci sono. Francesco, io ci sono. Ora, sì, ma non riusciamo vai e vieni, prova a parlare, dai Vito, sì. No, io ci sono, ragazzi, c'è un ritardo... C'è un ritardo di trasmissione che mi ritorna, quindi... Ma tu non ascoltare la trasmissione, diretta, mutala e parla solo al telefono, perché sennò ti confondi. Prego Vito. Ok, l'ho staccato. È bravissimo, okay. Vai okay. Vito, vai. Niente, stavo dicendo, praticamente che... Un attimino che... perché stavo dicendo che quello che è stato detto fino ad ora è diciamo che è la vetrina della situazione, ma poi a parte questo voglio ringraziare ovviamente tutti quelli che... Lo perdiamo Francesco. Andiamo da Paolo, dai, continuiamo perché non possiamo Paolo, purtroppo. Agganciati tu e poi torniamo, dai. No, stavo dicendo, io mi sono sentito spesso in questi giorni con Sergio Conti. Sì. Perché appunto come diceva anche Vito sta facendo una mole di lavoro enorme, anche se è all'inizio che incomincia a fare tutto questo, ma lì si vede tantissimo la voglia di far bene, di far crescere l'evento e di fare le cose per bene, perché percepisci subito quando c'è l'impegno di fare le cose per bene, per cui spesso si è sentito sia per quanto riguarda appunto l'assessorato, la provincia, come deve appunto impostare regolamenti, programmi. Ed è bello quando c'è qualcuno che voglia di crescere, riesce a dargli delle indicazioni e queste indicazioni le coglie subito al volo. Sta facendo tutto quello che deve fare Vito, per cui ci sarà molta attenzione affinché i passaggi siano fatti giusti. Da qui a domenica avremo modo di aggiustare, se c'è necessità di aggiustare, però Vito sa bene come muoversi e l'importante è cogliere al volo e capire subito come muovere tutto per fare una buona organizzazione. Ragazzi, io ci sono, ragazzi. Vai, ok, è ritornato lì. Completa il pensiero, così poi andiamo in chiusura da Fausto. Sì. Allora, dicevo prima. Esatto. Cioè, stavo dicendo, a parte ringraziare tutti gli sponsor, volevo ringraziare soprattutto le persone nel nome di Fausto Catanzaro, Alessandro Di Stefano, Daniele Centorino e Paolo Campanella. Perfetto. Che mi hanno sostenuto telefonicamente con presenza assidua giorno per giorno su tutto quello che diciamo è l'organizzazione di questa cosa, perché essendo alla mia prima esperienza e appoggiandomi a questo straordinario ragazzo che voglio dire è Sergio Conti,
mi servivano proprio, quindi vi ringrazio tantissimo. E poi vabbè, tutte le istituzioni che si sono messe a disposizione per far sì che questa, che questo evento vada a buon fine. Quindi è inutile fare i nomi, poi li faremo domenica durante la diretta, quindi ringrazieremo. Certo. Assolutamente. E niente, quindi non ho, a mio avviso credo di aver detto tutto quello che c'era da dire. Noi siamo pronti, sì. Diciamo che ce l'abbiamo fatta, ma non ce l'ha fatta Vitor Riggio è solo la persona che ha firmato 4 documenti e quant'altro, ma ce l'abbiamo fatta noi, che siamo un gruppo straordinario, che abbiamo voglia di fare tante cose insieme e fatte bene. Bravo Vito, sì. Giusto. Io Andrea Fausto, ti dico una cosa che ve la voglio annunciare. Questa sera mi ha telefonato Alessandro Romano per farmi gli auguri. Certo. Scusate se vi rubo un minuto. Prego. Dicendomi presidente, dice, ma hanno tanti auguri, buon compleanno, ma allora tu per l'anno prossimo? Ho detto guarda, l'anno prossimo faremo ancora di più di quello che abbiamo fatto quest'anno, sia come Pro Bike che come facente parte dell'organizzazione, sia sul Messinese che sul Catanese. Benissimo. Faremo un gruppo di lavoro che ci dovremo solo divertire e dare spettacolo e cercare tutte quelle condizioni necessarie affinché tutto venga fatto nel rispetto di tutti e di tutto. Lui è rimasto senza parole dicendomi: se sarò atleta bene, se non sarò atleta sarò con te. Quindi questa è una pillola che proprio mi ha... E poi Riccardo veramente... già l'ha messo, lo puoi sì, dire. Sì, Alessandro, dai, ci darà una grande mano d'aiuto domenica alla corsa, perché sarà anche colui il quale ci consentirà a Filippo di seguire la corsa, quindi lo ringrazio particolarmente, ma l'ho anche sentito e mi fa molto piacere. E che quando c'è la passione poi si accetta. Sì, ma poi ruolo. Lui, così gli abbiamo dato anche la voglia comunque di stare lì in mezzo, quindi non potrà farlo in bici, anche se sta recuperando, e sono molto contento. Però sono sicuro che domenica lui avrà la pelle d'oca a girare insieme a loro con la moto, penso che sia la prima volta. Ma ci vuole occhio per stare dentro una corsa, quindi meglio di Alessandro Romano, che lo ringrazio. Io vorrei andare da Fausto, perché andiamo un po' in chiusura. Voglio chiederti, Fausto, i prossimi appuntamenti di Coppa Sicilia, visto che c'è anche Capomilazzo. Prego, la parola a te, Fausto. Allora, io volevo dire, nel mentre ascoltavo a Vito e a Paolo, che noi come gruppo di lavoro siamo sempre al lavoro. Io sto lavorando sulle classifiche, infatti volevo accennare, dare comunicazione sia sulle diamo classifiche. Diamo voce sulle classifiche, sì, certo. Che tra una mezz'oretta saranno online, posso già anticipare i leader e cose varie, se voi avete... Li puoi dire, Fausto, li puoi dire. Certo, è importante. Sì. C'è gente... Tutti mi chiedono oggi, prima di domenica, com'è la situazione, e poi accennare sulle prossime gare del circuito. Prego. E allora, nella classifica assoluta a tempo della Gran Fondo è sempre, diciamo, avanti sempre Antonino Ruvolo della Nuova Avir, e poi abbiamo al secondo posto Iraci Vincenzo della Grasso Villante a 3:09, e poi al terzo posto un ex equo tra Campo Emanuele Nolo Air e Mina Capelli Roberto del Bici Club Stefanese a 12:54. Ah, perfetto. Per le donne, la quota femminile, abbiamo Latina Gestica della Pro Bike Ramacca del presidente Riggio. Sì. E poi in seconda posizione Sabina Caccegi della Team Bike Genesi di Paolo. Sì. A 22:57. Al terzo posto Ciotta Mariangela della Star Chicken Club a 1:13. Mamma che invece distacchi. Per quanto riguarda la Mediofondo, andiamo col Francesco D'Amore in testa con la Maxi Bici, Amato Filippo del Team Airone a 3:20. Sì. E Cusumano Leonardo, sempre del Team Airone, a 7:43. Okay. Per le donne nel percorso il percorso Gran Fondo non c'è nessuno, il percorso Medio Fondo lo avevo detto in precedenza con la Tina Jessica. Ma come vedete le classifiche sono ancora apertissime dopo la quinta tappa. No, forse no, dopo 11 edizioni del circuito Coppa Sicilia, oggi dopo 5 tappe ancora ci sono gli atleti che possono vincere i due percorsi, parliamo di assoluto a tempo. Nelle varie categorie
poi i ragazzi li vedranno tra qualche mezz'oretta online sul sito. Sì, quindi diamo appuntamento www.coppasicilia.it per vedere tutti gli aggiornamenti, il sito ben fatto, quindi visitatelo per, tra poco, per avere tutti gli aggiornamenti. Ti saluta Fortunato, sì. Mancuso, non solo saluta te ma saluta anche, anche tuo papà. Quindi signor grazie, Fortunato grazie, Mancuso, affettuosamente salutaci anche tuo papà, la famiglia Mancuso, speciale, grazie, speciale, signor Catanzaro. Francesco. Quindi gli appuntamenti prossimi? Sì. Allora, ricordiamo naturalmente domenica siamo allo Sferro con la gran foto del Zittaino, la sesta prova del circuito. Poco come aveva accennato Riccardo poco fa, settima prova sarà il 3 di ottobre, sì. Il Giro del Capo di Milazzo organizzato dalla Mediterranea Club, e Paolo ci può dire qualcosa in merito, certo. Al riguardo, certo. E l'ottava prova che mi sono visto e sentito in precedenza con i ragazzi della ruota libera Nicosia al sabato precedente alla Gran Fondo Nebrodi, che hanno inoltrato tutte le pratiche, perciò la gara si dovrebbe fare, speriamo tutto in bene, speriamo bene. E l'ultima prova che chiude il circuito a Nicosia il 10 di ottobre con la Gran Fondo Valdevole. Ok. E poi si va alla, finale, festa, alla festa di chiusura, tutti, naturalmente. Tutti a casa tua saremo. con piacere. Stai attento a fare inviti, che veramente veniamo ti tutti. Costa, sai. Paolo, in chiusura. Sì. Bene, mi allaccio a quello che diceva Fausto, per cui domenica abbiamo quest'altra Gran Fondo. E quest'anno abbiamo organizzato su strada, in atto, tre Gran Fondo, le Ceramiche, Nebrodi e la Gran Fondo del Vittanio. E poi avremo appunto la Medio Fondo di Capomilaccia, che dovrebbe farsi il 3 di ottobre. Con l'amministrazione già ci siamo sentiti, abbiamo inoltrato la documentazione e speriamo che le prescrizioni Covid non ci creano delle sorprese, ma dovremmo esserci in ogni caso. La volontà c'è di farla e siamo in pieno lavoro, o meglio la Mediterranea Club è già in pieno lavoro per andare avanti con questa manifestazione. Per quanto riguarda le prossime attività, anzi ci tengo a dire che finora come attività AXI in Sicilia abbiamo fatto quasi 30 manifestazioni. Bellissimo, bellissimo. Che non sono poche. No, devo dire. Considerata l'annata, proprio. Cioè. Ecco, considerato, parlo di 30, di cui un paio sono state fatte nel Trapanese, un paio nel Catanese, e una buona parte nel messinese, ma comunque l'attività si è svolta in modo abbastanza intenso, devo dire, sì. Sia su strada che mountain bike. Dopo la Gran Fondo del Vittanio, il 19 di giugno e il 19 di settembre abbiamo il campionato nazionale cronometro individuale, che sarà in Puglia. Questo lo dico perché è giusto che si sappia, se sì. Qualcuno il giorno 19, dato che noi in Sicilia non abbiamo niente in quella data, in Puglia c'è il campionato nazionale individuale AXI. Poi avremo il Giro di Capo di Milazzo e successivamente c'è anche la manifestazione appunto di Fausto di Coppa Sicilia, che si farà a Nicosia, sì. La Gran Fondo e poi abbiamo un'altra Gran Fondo che organizzeremo noi come AXI, che è la Nebros, che si è spostata ed è a Randazzo. Il 17-10 si dovrebbe fare, sì. Anzi si fa, perché già sono in piena, anche loro in piena fase organizzativa, sì. E questo doveva farsi nel mese di maggio, ma poi ci sono stati problemi per il Covid. Quindi 17 ottobre. Randazzo era 17 ottobre, sì. Sì. Avremo la Gran Fondo, che è prova unica regionale di Gran Fondo di mountain bike. Ci sarà un'altra Gran Fondo di, sì, mountain bike. Prego. A Cammarata, sì, che è il 10 di ottobre di Gran Fondo di mountain bike. E poi non abbiamo finito, perché poi c'è da programmare, che già si sta discutendo, il campionato regionale di cronocoppie e cronometra 4. Bellissimo. E poi dovrebbe farsi il campionato d'autunno di mountain bike. Ancora c'è carne sul fuoco. Ma tantissima, finito, infatti Daniele ti diceva, ricorda anche la mountain bike, quindi l'assist l'hai colto, sì, proprio, sì, perfetto. Infatti, sì. Infatti. Quindi non è finito per niente. E quindi rimanete sintonizzati sui canali AXI e, sì, Tandem Sport per avere contezza di quello che potrà accadere nei prossimi avremo mesi. Settimane ricchissime di tanto materiale da approfondire e parlare.
Naturalmente, sì, sì. Quindi andiamo per ordine. Questa puntata volge al termine. Appuntamento a domenica a Sferro, sì, per quella che poi è la Gran Fondo del Dittaino. Sì. Grazie per essere stati con noi anche questa sera. Vi terremo compagnia sicuramente mercoledì prossimo, ma appuntamento prima a domenica. Certo. Grazie mille ai nostri ospiti. Grazie, buona Paolo, Vito, a... Fausto. Buonasera a tutti. A prestissimo, grazie. In bocca al lupo, in bocca per domenica e a tutto il gruppo, grazie, di lavoro. E nuovamente grazie, grazie, anche a Paolo. A presto, grazie, grazie, alla prossima, alla prossima. Ciao, ragazzi, grazie. Anche Riccardo, questa sera, Francesco, una puntata ricchissima. Devo dire, la chat è strapiena. E infatti abbiamo superato quota 130. Mi dovete, sicuramente sì, ma mi dovete, perché sono gli auguri che 150. Sì. Mi dispiace che ho questa sera ho poco letto i messaggi, però 2:20, quindi avevamo necessità di far parlare appunto i nostri ospiti. Però c'è tempo poi stasera per scorrere. Ma sì, assolutamente, adesso li andremo a rileggere perché sono le parti più importanti anche per noi in trasmissione. Andiamo in chiusura. Certo. Ci vediamo domenica. Noi sicuramente domenica. A Sferro, mattinata, Tandem importante. Sport c'è. Tandem Sport ci c'è. Sarà anche Filippo, preziosissimo. Ci sarà Alessandro Romano, ingaggiato per una domenica. Ci sarà anche Alessandro. E poi devo dire che la squadra si sta muovendo per questo grande evento, ma gli appuntamenti AXI continuano. Grazie mille, in bocca al lupo e alla prossima. Ciao a tutti.